un saluto a tutti da Riccardo Cristiano. Ci troviamo all'interno del Parco Mitoio. Perché proprio all'interno del Parco Mitoio? Perché il libro, il mio ultimo libro, La Compagnia del Lupo, la 40esima porta, è proprio ambientato, almeno la parte iniziale, nel Parco Mitoio. Ci sono dei misteri, dei segreti che scoprirete se leggerete il libro. Io poi vi voglio invitare alla presentazione, che è la prima, il 30 aprile alle ore 18, cade di sabato, al chiostro di San Domenico. Che faccio? Vi leggo qualcosa? Ma sì, dai, iniziamo con uno spoiler. Ho trovato tra l'altro una foglia come segnalibro e vi voglio leggere qualche spezzone della parte iniziale. Capitolo 1, la verità. Ho conosciuto Luigi mentre frequentavo il corso di sopravvivenza in Sila e diventammo subito buoni amici, come quando si ha l'impressione di conoscersi da sempre. Non avrei mai pensato di rivelargli il mio segreto. Entrambi abitavamo alla Mesa Terme, o meglio, io mi dividevo fra Cleto e Nicastro, la mia città natale. Lui a San Biase, si usciva per bere qualcosa e fare due passi sulle montagne sopra Caronte, che lui conosce molto bene. Adesso non vi dico altro, perché se vi dico altro, poi vi spoilerò tutto il libro, non si può fare. Quindi vi faccio rivedere il libro, che in questo momento sta per essere, insomma, zoomato, se lo possiamo utilizzare questo termine, e vi voglio invitare nuovamente il 30 aprile alle ore 18, sabato, presso il chiostro di San Domenico alla Mesa Terme, proprio per presentare il libro in compagnia degli amici del chiostro e per scoprire La Compagnia del Lupo e la 40esima porta, un libro che parla di Lamezia, parte da Lamezia, non parla solamente di Lamezia perché si parla anche di Cleto, si parla di tanti altri luoghi in Italia, ed è un'avventura di questi personaggi, del lupo che diciamo dà il nome al libro e di tutti gli altri personaggi che sono la sua compagnia. È una storia d'amicizia, una storia di riscoperte dei luoghi, una storia archeofantasy che comunque vi terrà, secondo me, incollati non al televisore, come si dice, ma in questo caso al libro stesso. Quindi Riccardo Cristiano, autore di questo libro, vi saluta e vi dà appuntamento 30 aprile alle ore 18, sabato, presso il chiostro di San Domenico alla Mesa Terme.